Questo è Dizengoff, piazza Dizengoff. Dizengoff fu lo storico sindaco fondatore di Tel Aviv nei primi anni 20 e poi lo fu per tutti gli anni 30. Guardate lo stile Bauhaus degli anni 30, bellissimo. Questa città è stata molto valorizzata negli ultimi anni. Vedete la qualità della vita, qui siamo in guerra, eppure vedete il numero di giovani spropositato, qui tutto caffè, molto molto vivo. E naturalmente anche qua, visto che questa è la piazza, una delle piazze più note di Tel Aviv, della Tel Aviv storica, della Tel Aviv antica, della Tel Aviv della prima metà del Novecento, ecco che anche qua ci sono le immagini degli ostaggi. Tanti ormai, tanti uomini, tanti soldati, perché a questo si sta riducendo la qualità degli ostaggi in mano ad Hamas che sono rimasti a Gaza, uomini, soldati che Hamas non vuole dare, probabilmente tra le righe non si dice, ma molti sono già morti. Sono già morti, noi abbiamo visto un video che qui ogni 3-4 giorni pubblicano, rendono noto ai giornalisti, noi non possiamo fotografare, non possiamo registrarlo, lo fanno vedere solo a noi, anche ai diplomatici se vogliono, ci fanno vedere le immagini raccolte dalle telecamere degli uomini di Hamas, dei soldati, dei civili, molti sono morti, dai riprese dai cellulari, le immagini del 7 di ottobre, del giorno della mattanza, dell'attacco di Hamas. E noi abbiamo visto l'arrivo, una cosa inedita, sono delle immagini diffuse da Hamas che gli italiani diffondono, riprendono e diffondono col permesso dei familiari, chiaramente, perché sono persone assolutamente riconoscibili. Quando arrivano le prede, usiamo pure le prede, il bottino di Hamas, e cioè i pick-up con dentro la gente, con i feriti, con i bambini, con le donne e molti uomini. Molti sono feriti, c'è un mucchio di sangue nei cassoni delle auto, molti sono anche, hanno ferite molto gravi agli arti, delle gente ferita alla testa, picchiata dalla folla. E quanti di questi sono vivi? Cioè, quello che non si dice è che in realtà il numero di ostaggi ancora vivi in mano di Hamas o della Jihad Islamica o comunque che sono a Gaza è molto meno di quanto non sia il numero ufficiale degli spariti. Vedete la qualità della vita che c'è a Tel Aviv? Questo è un paese di tribù, cioè la tribù che non si parlano, che si comunicano molto poco, la tribù dei coloni, nei territori, degli estremisti, dei religiosi. Qui a pochi chilometri da qua c'è il quartiere ortodosso di Tel Aviv, che non ha nulla a che vedere naturalmente col mondo di Dizengoff, dei caffè, molto esteta, gente che fa ginnastica, cibi vegani, c'è tutta una qualità altissima della vita a Tel Aviv. E poi c'è il mondo più povero verso Jaffa, la vecchia comunità araba, che poi verso Jaffa è stata molto valorizzata, c'è la marina, c'è la spiaggia che fa parte del mondo di Dizengoff, dove la gente va a fare ginnastica, yoga, tai chi, tutto il possibile. E poi c'è il mondo più agricolo, più della Galilea, più vicino al Libano, c'è il mondo di destra, c'è Gerusalemme, città religiosa, città molto più di destra che non Tel Aviv. E diciamo che i rapiti, per questo qui sono tanto valorizzati, i rapiti, ne se ne parla tanto, si sono mobilitati, perché i rapiti fanno parte di questo mondo qua, il mondo laico, il mondo laburista, il mondo che vuole il dialogo, non è certo il mondo dei fanatici della guerra santa contro Hamas, è il mondo del dialogo aperto al mondo democratico che aveva manifestato contro Netanyahu. Per questo anche qui dicono c'è stata così poca attenzione per difendere le comunità dei kibbutzim lungo Gaza, perché era il mondo che non ha votato Netanyahu, loro si sono sentiti defraudati da questo governo che non li ha difesi. E da qui la mobilitazione. È la Tel Aviv della vita aperta, della vita democratica,
della libertà sessuale di ogni tipo e di ogni genere, che si è sentita abbandonata e addirittura marginalizzata da questo governo e che scende in piazza con queste immagini.